In sé lui ha un'idea molto chiara su come affrontare la crisi. Molto chiara perché lui intende immediatamente attuare quella che è un'operazione relativa al distaccamento tra il nostro paese e quella che è, diciamo così, la moneta unica, per tornare verso quella che è una sovranità monetaria. Questa cosa qua è stata tanto abbiamo qua i microfoni, adesso invertiremo casomai le batterie, tanto una voce che è anche sufficiente. Di chi sono questi? Sì. Professore, si può sedere? Sì, 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 prendo un po' d'acqua. Allora, professor Rinaldi, andiamo a staccare il quale dire. Non mi vogliono far parlare, è tutta la scena perché non mi vogliono far parlare. Professor Rinaldi, adesso ci stiamo attrezzando, vedete, questo è il bello della diretta, tanto questo si potrà tagliare in televisione. Allora adesso questo microfono funziona. Ecco, professor Rinaldi, si dice che la motivazione per il quale, questo ha detto un economista molto credibile tedesco, la motivazione per il quale Silvio Berlusconi è stato spinto a livello internazionale ad uscire dallo scenario, con tutto quello poi che è caduto dietro alla scelta di Napolitano di chiedergli un passo indietro per il subentro di Monti o altro, cosa dice l'economista tedesco? Dice che Berlusconi stava avviando la procedura italiana per uscire dall'euro. Dopodiché, oltre a Berlusconi, anche Beppe Grillo, come ho detto prima, qualche giorno fa, quindi pochissimi giorni fa, ha detto dobbiamo sottoporci a un referendum per chiedere agli italiani se ancora vogliono restare o non restare nell'euro. E dico anche quelle che sono le opinioni difformi da queste due casomai intenzioni, perché una è un'intenzione istituzionale, l'altra sembra essere un'intenzione da rimandare al popolo, e che l'Italia in sé, fuori da quello che è una moneta che offre stabilità, potrebbe rischiare un precipizio finanziario di carattere inflazionistico molto ma molto forte, che con un debito pubblico così elevato potrebbe essere un crack dal punto di vista finanziario. Perché secondo lei è possibile fare delle modifiche legislative, come lei asserisce, tali da poter diventare indipendenti dal punto di vista monetario e a questo punto creare più benessere in Italia? Grazie. Allora, innanzitutto dico queste cose perché io, nonostante tutto, credo moltissimo all'Italia, contrariamente a molte altre persone che non ci credono. Quindi tutto quello che dirò è in funzione di questo. Poi è vero, l'economista tedesco ha detto questo, Grillo ha detto un'altra cosa, e c'è un'altra persona ancora più, a cui do ancora più credito dal punto di vista economico, che è stato è stato il presidente della Confindustria tedesca, quindi una persona che conosce l'economia, Hans Olaf Henkel, il quale fa parte anche lui adesso del manifesto di solidarietà europea, dove faccio parte anche io, il quale, venendo a Roma il 23, ha dichiarato ufficialmente, l'ha detto, lo potete vedere su Google, dice, ma ancora non avete capito perché siete entrati nell'euro? Perché i tedeschi si erano stufati delle vostre svalutazioni competitive, perché ci nocevano, ci davano fastidio. Ah, e io gli ho detto, ma noi lo diciamo da tanto, adesso mi fa piacere che lo dici pure tu, perché noi l'avevamo capito, solo che eravamo presi per stupidi, adesso ce lo dici tu che eri dall'altra parte, e quindi siamo rimasti a bocca aperta. Allora qui dall'idea che ci sia non un trappolone, ma praticamente noi siamo stati molto ingenui ad accettare qualsiasi tipo di imposizione da parte di un
qualche cosa in cui idealmente credevamo. Perché attenzione, un conto è l'Unione Europea e un conto è l'Unione Monetaria, sono due cose completamente diverse. Ed è anche ribadito, fra l'altro, la convivenza dei due status anche da Lisbona. L'articolo 139 e 140 di Lisbona, del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea, in cui precisa che possono convivere sia i paesi con deroga che i paesi senza deroga, cioè con euro e senza euro. E non so perché, ma attualmente i paesi che non hanno come dotazione la moneta unica sono quelli che stanno andando meglio. Non so se è un caso, insomma è così. Quelli che hanno risentito meno degli effetti della crisi, quindi evidentemente ci sarà una connessione. Ma prima di fare questo assist qua che mi ha dato, io vorrei riportare due fatti molto importanti. Io vengo da Bruxelles, dove è stata organizzata per la prima volta, perché esiste l'istituzione del Parlamento Europeo, un convegno pubblico interno dove si è parlato apertamente dell'uscita dall'euro di qualche paese. Abbiamo organizzato, siamo andati perché invitati dal gruppo parlamentare di Europe Freedom and Democracy, dove uno dei co-presidenti è Nigel Farage, il quale ci ha messo a disposizione veramente un'organizzazione perfetta, nella quale credo perlomeno che sia stato un enorme successo a vedere tutte le interviste anche da parte delle televisioni estere e soprattutto dalla partecipazione. È stato tradotto in moltissime lingue, compreso il greco, e ho avuto molto piacere che anche i nostri amici greci abbiano potuto sentire che c'è qualcuno che la pensa anche come loro, insomma, per dire non siete soli. E vi dico che andare nella tana del lupo per la prima volta è stata una gran bella soddisfazione, ve lo garantisco. E io ho sostenuto una tesi, fra l'altro l'ho riportata anche oggi, che sono stato in audizione alla Camera presso la Commissione Finanze per quanto riguarda i suggerimenti per il semestre italiano che ci sarà nella seconda parte del prossimo anno, dopo quello greco, perché adesso c'è quello lituano, poi il primo semestre greco e poi arriviamo noi. Premesso che i poteri della Presidenza sono praticamente nulli, ulteriormente dimezzati anche questi dal Trattato di Lisbona, ma e qui veniamo al dunque. Quello di cui io denuncio, ma anche con una certa forza, è che purtroppo noi ci siamo resi conto che questa moneta che noi chiamiamo comune, bene, non è altro che un accordo di cambi fissi, a cui però per poter partecipare, per poter continuare a far parte di questo benedetto club dell'euro, lo chiamo il club dell'euro, bisogna sottostare a determinate regole. Queste regole sono diventate sempre più automatiche, sempre più da pilota automatico, no? Non rivedibili e soprattutto, e qui il grosso punto su cui voglio proprio mettere il piede nella ferita, è che si è interrotto il processo democratico nella determinazione dell'andamento della moneta unica. Cioè, praticamente i governi sono stati esautorati da qualsiasi potere decisionale. Praticamente c'è la commissione e tutti degli strumenti tecnici ad hoc creati a supporto, perché vediamo che c'è la BCE, c'è il fondo salva stati, tutti questi contorni, e i governi sono stati completamente esautorati. I governi, bene o male, buoni o cattivi che siano, sono comunque espressione della sovranità popolare, e questo è stato interrotto, e questo non va bene, perché o prendiamo la decisione di stare sotto una dittatura economica oppure ci riprendiamo le chiavi di casa. Questo ho detto, è evidente, questo va bene. Perché cosa è successo? Noi vediamo che questi meccanismi sono così addirittura rigidi e automatici, dove addirittura stanno diventando sempre più pressanti. Il fiscal compact è un'evoluzione di rigidità di quello previsto da Maastricht. I padri fondatori, se andiamo ancora indietro, non volevano estraniare il contributo dei cittadini nel disegno dell'Europa, assolutamente no, volevano che invece ci fosse un contributo. A chi ha determinato che questa gente avocasse a sé questi poteri? Gliel'abbiamo dato, non sono eletti. Chi gli ha dato questo potere per poter decidere sulle nostre destre? Questi, in poche parole, hanno
delegato, hanno preferito addirittura dare ai mercati il voto e l'hanno tolto ai cittadini per legittimare le scelte economiche. Ci hanno detto: noi vogliamo quello che desidera i mercati, non i cittadini. Ma posto ci troviamo così, abbiamo creato una moneta che non si adegua ai cittadini, ma i cittadini si devono adeguare alla moneta. È una follia, non esiste. E vuol dire, è un modello economico a quello noi ci siamo affidati, che funziona solo in 17 stati di 204 del pianeta Terra. Vuol dire che è qualche cosa che non va, e nessuno si ribella, nessuno dice niente. Sta arrivando la polizia, no? Allora, passati tra poco. Mi sa tanto, Comunque, finché non arriva io parlo. Allora, anche se arriva continua a parlare lo stesso, ormai ci siamo, andiamo avanti. Oggi io ho azzardato, e d'altronde avevo vicino con me il mio professore di riferimento, sono stato suo allievo all'inizio della sua carriera, il professor Paolo Savona. Per me è stato un orgoglio andare in commissione finanze seduto vicino a lui, e io, oltre a ribadire dei concetti molto precisi di suggerimento di cosa dovrà fare l'Italia nel semestre, ho detto: prima cosa, chiedere immediatamente ad alta voce di sospendere immediatamente gli effetti del fiscal compact, immediatamente, e soprattutto di verificare puntualmente se ogni iniziativa presa da parte della commissione che è depositaria di questo potere va contro l'articolo 11 della Costituzione, che prevede cessione di sovranità se non a pari condizioni, perché noi fino a questo momento abbiamo solo ceduto e non abbiamo mai verificato se questo avveniva anche in nostra, il nostro favore. Questo, vediamo se hanno capito. Inoltre ho detto: andiamo anche a sospendere almeno una moratoria nei confronti del meccanismo europeo di stabilità e salva stati, il quale non ci consente di posticipare neanche di 3 mesi l'aumento di un punto in oliva, perché non riusciamo a reperire 1 miliardo, poi silenti sotto banco andiamo a versare miliardi e miliardi ai fondi salva stati. È una cosa assurda. Facciamo una moratoria e diciamo: c'è una situazione di esatto, c'è una situazione di enorme disagio, sospendiamo la moratoria e questi soldi, invece di devolverli ai fondi di fondo salva stato al MES, li riserviamo per la crescita, per i giovani, per l'occupazione. Facciamo qualche cosa. D'altronde questi signori stanno usurpando la nostra Costituzione, oppure lo dicessero chiaramente: la Costituzione la stracciamo, non conta assolutamente niente, la calpestiamo. Però lo devono chiedere, finché il popolo in Italia è sovrano, lo devono chiedere agli italiani. Allora, se la maggioranza dice sì, vogliamo diventare una colonia del sud, del nord, vogliamo essere l'ultima eccetera, a me sta benissimo se la maggioranza degli italiani lo decide, ma altrimenti mi dispiace, no, io non cedo le chiavi di casa mia per darle a una... La maggioranza costituzionale, certo. Non la maggioranza semisita come questi pseudo governi. No, la maggioranza del popolo, è chiaro, è la maggioranza degli italiani, non della maggioranza di questi che non ci rappresentano. Ma questo è chiaro, questo mi sembra che è scontato, evidente. Noi abbiamo avuto dei governi collaborazionisti, che non hanno fatto gli interessi del nostro paese, hanno fatto gli interessi degli altri, si sono vendute per un piatto di lenticchie, si sono venduti queste persone. Questo sia chiaro, è chiarissimo, su questo è fuori di ogni dubbio. Noi dobbiamo quindi e lo dirò finché non mi usciranno le tonsille, verificare puntualmente che non venga più fatto quello che è stato fatto nel passato. Il tempo stringe, noi non abbiamo più margini di manovra, se no non saremo in grado di poter dare dei segnali. E io ripeto, oggi l'ho detto, ce l'avete il piano B, io l'ho detto proprio in faccia. Dice: ma come? Sì, l'avete, perché guardate, probabilmente l'attuale classe politica, nessuno è in grado di poter mettere gli attributi sul tavolino per riprenderci in mano la nostra sovranità. Ma è possibile, anzi sarà così purtroppo, che gli eventi ci costringeranno a prendere questa decisione. E voi siete preparati per avere un ritorno ordinato e non scomposto? Perché guardate che se succede qualche disastro e noi saremo costretti a uscire immediatamente, è un disastro, cioè è una uscita scomposta, veramente è a livello di guerra, ma nel vero senso della parola.
Quindi voi avete un piano a livello di sicurezza strategica nazionale? Noi non lo vogliamo conoscere, ma ce l'avete, perché se domani mattina succede uno shock esterno, noi siamo nelle condizioni, voi avete, speriamo che l'abbiano capito in questo senso. Poi ho lanciato un forte monito nei confronti delle privatizzazioni che stanno svendendo veramente quel poco che ci è rimasto. Ho detto, ma li avete fatti i conti? Quali? Beh, mi sembra che ci siano delle partecipazioni dello Stato in cui capisce anche un bambino, basta avere una calcolatrice, il cui rendimento di questi asset è superiore, attenzione, è superiore al costo del debito che si va a diminuire. Dice come? Sì, è come se io avessi ad esempio dei BTP nel mio portafoglio personale, li vado a vendere, ma mi rendono di più del tasso del mutuo che invece pago e voglio estinguere. Quindi non andiamo a fare i regalini in giro, perché da come si stanno mettendo le cose, per l'ennesima volta dobbiamo fare il regalino a qualcuno. Questo è il problema. Ma d'altronde non ci lamentiamo se lo sport nazionale in Italia da troppo tempo qual è? È quello di andare a fare l'inchino a Berlino non appena si riceve l'incarico. Io vorrei tanto che questo non avvenisse più, che abbiamo un minimo di dignità, è una questione di dignità. Allora chiudo dicendo, non abbiamo paura di riprendere la nostra sovranità. Ci piace sbagliare con la nostra testa, perché abbiamo visto che sbagliando con quella degli altri è ancora peggio, perché avviene questo. E non voglio più vedere un personaggio come Olly Rehn che si permette di venire a casa nostra, di venire nel Parlamento. Io posso anche contestare le persone che sono dentro, ma è la mia istituzione, rappresenta il Parlamento italiano, eletto in maniera democratica, anche se magari non sono d'accordo con le persone che ci stanno dentro. Ma tu hai violentato un'istituzione che rappresenta il popolo italiano e vieni a dire quello che noi dobbiamo fare. E poi se non lo facciamo ci metti dietro la lavagna, ci metti, che cosa fai? Ci bombardi? Che cosa fai? Che diritto? Che potere? Chi te l'ha dato? Tu non sei eletto, non sei nessuno. E tutto quello che hai fatto fino adesso è stato contro, e l'abbiamo visto anche in Grecia e in altre situazioni. Scusate, ma ogni tanto quando ci vuole, scusatemi. Allora, ringraziamo il professor Antonio Bernardi e anche Diego Righini che per un impegno istituzionale ci ha voluto lasciare. La domanda io te la farei dopo. Anche subito, non c'è problema, visto che sono capo. Allora, la obiezione che viene fatta anche al Movimento 5 Stelle è quella che praticamente la nostra Costituzione è blindata e per cui non si possono fare referendum di carattere contro o comunque per approvare i trattati internazionali. Allora a questo punto si deve mettere mano alla Costituzione o ci sono altre vie? Ti ringrazio per la precisazione. Ieri sera ero presente alla trasmissione della Sette La Gabbia e mi hanno fatto esattamente la stessa identica domanda. Poi mi sono divertito per altre cose dopo. Io vado oltre, dico, si sembra ancora più semplice, è chiaro che il referendum non si può fare per ragioni tecniche, andare a fare delle modifiche costituzionali, ma non è tanto, il problema è che nel momento in cui si inizia a fare un referendum, gli effetti negativi, perché uscire significa prendere una decisione immediata, non posticiparla, altrimenti poi esistono, cioè si mettono in moto dei meccanismi che poi possono essere ancora più negativi. Però c'è un sistema per fare referendum, facilissimo. A maggio ci sono le elezioni europee, oh, e trasformiamolo in referendum, ma votiamo delle persone che portano avanti gli interessi degli italiani, non quelli degli altri. Quindi la possibilità di avere un referendum, già ce l'abbiamo in tasca, già ce l'abbiamo, non c'è bisogno di cambiare nessuna Costituzione. Basta votare le persone in grado di portare avanti, e non i collaborazionisti che abbiamo fatto, oppure, scusate se lo dico, i trombati della politica che abbiamo parcheggiato a Bruxelles, perché a Firenze abbiamo mandato i trombati della politica, abbiamo mandato nessuno che ha sbattuto i pugni sul tavolo. Questo è quello che è avvenuto. Quindi a maggio, innanzitutto, votate per chi vi pare, per chi volete, ma andate a votare, facciamo vedere che gli italiani hanno considerazione, cioè vogliono dare una svolta, e secondo le vostre personali opinioni, che devono essere rispettate fino in fondo, andate a votare le persone
perché si vota con il nome questa volta, signori, dovete metterlo il nome, per chi vi dà la garanzia di portare avanti anche i vostri interessi, non quelli che vanno lì per andare in giro e avere il posticino alla poltrona sotto, d'accordo? Quindi non c'è bisogno di fare il referendum, lo facciamo a maggio già direttamente. Grazie. Antonio Maria Rinaldi. Allora, una piccola digressione, loro non sono due economisti e io mi onoro di stare in mezzo a due economisti di gran portata. Cosa li accomuna alla mia persona? Scusate questa nota di carattere personale. Li accomuna la loro, il loro immenso spessore intellettuale e culturale, ma soprattutto una forte umiltà. Io mi ricordo nel 2007, lo racconto sempre, lui non vuole, ma io lo racconto sempre, nel 2007 telefonai al professor Galloni, non mi conosceva, io non conoscevo lui, io pensavo che mi rispondeva una segretaria, che mi dava l'appuntamento fra 10 giorni, lui invece, come un perfetto sconosciuto, ricordiamo che è un funzionario di Stato, è stato all'INPS, all'INPS, mi disse, aspetta che prendo l'agenda e ti do l'appuntamento, 5 giorni dopo era a fargli l'intervista. Questi sono i funzionari che io voglio in Italia. Stessa cosa è successo per il professor Maria Rinaldi. Gli mandai un'email, aveva scritto appena questo libro, anzi loro sempre sono umili, non lo dico, ma lo dico io, Europa Caput e Nino Galloni, chi ha tradito l'economia. Tra l'altro poi alcuni libri sono a disposizione per chi vuole. La faccio io la pubblicità perché se lo meritano. Se lo meritano. Hai dimenticato una cosa. C'è un'altra cosa che ci accomuna veramente, la sapete quale? Che siamo degli italiani veramente, siamo, questo ci accomuna. Mi ha tolto la parola. Allora, dicevo, anche il professor Antonio Maria Rinaldi, mai conosciuto, gli mando un'email, mi manda il telefono, 2 giorni dopo mi ha concesso l'intervista. Ripeto, professore universitario a Chieti. Questi sono gli italiani che io voglio. Un'ultima cosa, prima di passare la parola a Nino Galloni, è questa. Siccome gira, ed è il motivo anche per cui è nata questo seminario, questa serata, gira prepotentemente una teoria che viene da oltreoceano, come se in Italia non avessimo scuole di pensiero economiche, e questa cosa mi dà un enorme fastidio. Quindi io questa serata l'ho fatta nascere proprio per dire che esiste un pensiero economico italiano, e qui a fianco a me, a destra e a sinistra, detto così un po', abbiamo due esponenti di grandissima portata. Passo la parola a Nino Galloni, che è un discepolo di Federico Caffè, ma anche il professor Antonio Maria Rinaldi, il quale ci illustrerà, oltre al discorso dell'Europa, oltre al discorso delle banche, cosa si può cominciare a fare dal punto di vista di politica economica. Sì, io ricalcherò un po' quello che è il tema che avevo visto mi era stato assegnato in questa occasione, quindi farò ragionamento su modelli economici e umanesimo e farò due esempi. Il primo riguarda il problema delle esportazioni, abbiamo 3 modelli economici. Il secondo riguarderà il risanamento dei conti pubblici nell'attuale situazione di cosiddetta crisi. Allora, primo modello basato sulle esportazioni è quello che fondamentalmente comporta un sacrificio della domanda interna, la concorrenza al ribasso sui salari conseguentemente, la fine delle libertà sindacali, l'aggravamento della scarsità monetaria, una enfasi sui costi che si dimentica che in macroeconomia diventano valore, quindi si pretende che le imprese minimizzino i costi nella microeconomia e poi si pretende che quelle stesse cose che poi chiamiamo lavoro, chiamiamo ambiente, chiamiamo tutela della salute siano massimizzati nel PIL della macroeconomia. Questa è una forte schizofrenia che dobbiamo continuare a rilevare. E infine un forte drenaggio della liquidità per cui effettivamente negli stati, nei singoli riescono a gestire le proprie azioni perché a fronte di un impegno
e di uno stanziamento che ha copertura all'inizio delle decisioni, ci si trova poi quando sono state effettuate ad esempio gare, servizi, opere, a non avere i soldi. Ovviamente tutto ciò è collegato. Questo tipo di modello, prendiamo ad esempio il caso italiano negli ultimi anni, ma recentemente si è accodata addirittura la Germania. Voi sapete che nella sua storia e soprattutto negli anni '80, grazie anche al modello Renano, la Germania proponeva un modello fondamentalmente basato su bassissimi tassi di inflazione, bassissimi tassi di interesse, conseguentemente altissimi investimenti in innovazione tecnologica che consentivano alti salari e alti profitti. Questo era il modello Renano e il modello della Germania. Oggi questo modello non c'è più in Germania. Oggi la Germania sta mantenendo una forte competitività all'esterno a prezzo di un forte sacrificio dei salari interni. Quindi ha creato una spaccatura fra i lavoratori esposti a concorrenza internazionale, che se ci sono difficoltà accettano i cosiddetti contratti di solidarietà per ridursi i salari, salvo poi recuperare se le esportazioni vanno bene. Ma tutto ciò viene pagato con una forte crisi della domanda interna, dove le piccole imprese tedesche che non esportano, cioè sono diverse dalle piccole imprese italiane che invece sono più efficienti e che esportano, le piccole imprese tedesche devono pagare salari sempre più bassi. Hanno addirittura all'interno introdotto gli small jobs, che sono stipendi senza contributi, senza tasse, di 400 euro, che è vero che possono sommarsi ad altre attività in certi casi, ma comunque fotografano la situazione. Quindi, in buona sostanza, noi abbiamo un'antropologia, diciamo un umanesimo che è basato sul continuo peggioramento delle condizioni di vita della gente per difendere, aumentare o mantenere la competitività esterna. Secondo modello è quello con cui abbiamo forti esportazioni, con lo sviluppo, e paradossalmente fra quella dei paesi europei la peggiore. Dico paradossalmente perché noi abbiamo negli occhi la situazione della Grecia, l'Italia, eccetera, però non ci dimentichiamo che i paesi mediterranei si caratterizzano anche per un forte sommerso, e questo che tiene a galla le loro economie, che sono tutte economie basate sulla liquidità e sulla moneta corrente. Questo secondo modello funziona finché sono compatibili lo sviluppo della domanda interna e le esportazioni. Nel momento in cui non sono più compatibili, prevale l'esportazione e quindi si ricade nel primo modello, che è un modello di peggioramento delle condizioni di vita. Non ci sono speranze per i giovani, cresce la disoccupazione, i salari non sono sufficienti al mantenimento di una famiglia, conseguentemente si incentiva il sommerso, nella migliore delle ipotesi, o addirittura l'economia criminale o altre soluzioni. All'ultimo comitato centrale del Partito Comunista Cinese nell'ottobre 2011, infatti, è stato messo all'ordine del giorno questo problema, cioè anche i cinesi hanno detto meno esportazioni, più sviluppo della domanda interna. Tuttavia è chiaro che è un cane che si morde la coda anche questo. Quando noi diamo questa importanza cruciale, centrale alle esportazioni, ci esponiamo a situazioni in cui per mantenere quella competitività dobbiamo raschiare il barile riducendo i salari, riducendo la domanda interna, appunto per mantenere questa competitività all'esterno, e produciamo un modello economico che è insostenibile. Una antropologia della sofferenza, della disoccupazione, della divaricazione tra quello che sono le retribuzioni e quello che è il minimo per sopravvivere. Il terzo modello in cui si parla delle esportazioni invece è un modello che parte dalla valorizzazione del prodotto locale, quindi è basato prioritariamente sullo sviluppo della domanda interna
e vede la sostituzione delle importazioni nei limiti delle cose possibili, ovviamente, perché sennò sarebbe un modello autarchico, non è un modello autarchico, non ne parlo nemmeno di modelli autarchici, sto parlando di un'altra cosa, sto dicendo della capacità di un determinato territorio, di una regione, di un ambiente, di un paese, quello che sia, di produrre tutto quello di cui ha bisogno. Se però deve importare qualche cosa, le cosiddette importazioni necessarie, allora deve esportare le eccedenze, cioè deve diventare talmente bravo in determinati prodotti, nel caso nostro parliamo per esempio del Made in Italy, di esportare le eccedenze, ma le eccedenze le può esportare a un prezzo arbitrario e quindi diventa competitivo sul piano internazionale. Qual è la differenza tra il primo modello e il terzo modello? Che nel primo modello tu sei costretto a far scendere i salari, la domanda interna e creare sofferenza, disoccupazione e via dicendo. Nell'altro invece sei costretto a massimizzare la produzione sganciandoti anche dalle monete internazionali in un determinato momento e quindi mettendo a frutto tutte le tue capacità produttive, quindi c'è la centralità dell'economia reale rispetto all'economia finanziaria. Ovviamente devi essere capace di produrre più vino, più pane, più parmigiano, quello che diavolo è, di quello che ti serve e quindi esporti l'eccedenza. L'eccedenza la esporti a un prezzo arbitrario, questa è la differenza fra il terzo e il primo modello. Quindi ci sono dietro, come dire, economie, antropologie, modelli di vita e di speranza che sono completamente diversi tra di loro. Secondo esempio riguarda le politiche di risanamento dei conti pubblici in condizioni di crisi economica. Le politiche di austerity da una parte, le politiche di sviluppo, che non stiamo facendo ovviamente, purtroppo, dall'altra. Le politiche di austerity sono basate sulla scarsità, aumenta la disoccupazione, grandi tagli alle spese pubbliche. Attenzione sulla spesa pubblica perché girano tante leggende metropolitane. L'unico dato serio è quello che dice quanta spesa pubblica per abitante c'è nei vari paesi dell'Unione Europea. Non è un caso che i paesi più virtuosi e sviluppati sono quelli che hanno una spesa pubblica più alta, mentre i paesi meno sviluppati e meno virtuosi sono quelli che hanno una spesa pubblica per abitante più bassa. L'Italia è nel mezzo. L'Italia dovrebbe vedere una crescita della spesa pubblica, poi vediamo ma rimaniamo sulle conseguenze dell'austerity. Quindi le conseguenze dell'austerity sono una grande sofferenza sociale che può arrivare fino alla rottura, ci sono i suicidi e tutto quello che sappiamo. Le politiche invece di sviluppo vedrebbero deficit spending, recupero di sovranità monetaria, politiche tributarie alternative, cioè di riduzione delle aliquote per ottenere un aumento del gettito. Ovviamente, qui apro una parentesi, queste politiche di riduzione della pressione fiscale e delle aliquote per ottenere un aumento del gettito funzionerebbero solamente se si reintroducesse la netta separazione tra le banche di credito e quelle che fanno speculazione sui mercati finanziari, per la semplicissima ragione che se io passo, per ipotesi, da un'aliquota del 40% ad un'aliquota del 20% ne sono ben felice, ma se devo passare, perché sono fuori dal circuito economico, dallo 0% perché non pago le tasse al 20% che sarebbe una media sostenibile, non lo posso fare se dall'altra parte il credito, le banche eccetera non mi garantiscono condizioni adeguate sia in termini di tassi di interessi sia in termini di disponibilità, perché se ovviamente io imprenditore devo pagare i lavoratori a un mese, le bollette a due mesi, i fornitori a tre mesi, poi io ricevo dalla vendita dei miei prodotti a sei mesi o perché c'è la crisi, perché questo è un indicatore della crisi, a un anno e mezzo i pagamenti, se non c'è qualcuno che mi aiuta finanziariamente dandomi prestiti allo 0,25
oppure garantendomi però che poi me li diano, salvo che non ci sia un motivo per non darmeli, è chiaro che io vado per aria e non ho possibilità di regolarizzarmi neanche se le aliquote scendono, se la pressione fiscale scende. Quindi solo con politiche espansive di tipo post-keynesiano e con il ripristino della Glass-Steagall è possibile ottenere una riduzione della pressione fiscale e un aumento del gettito tributario. Il punto qual è? Che io ho calcolato, facendo una media delle possibili politiche dell'austerity, cioè dei loro effetti sui conti pubblici. Bisogna fare una equazione gaussiana che faccia una media, però si può fare pure un'interpolazione lineare molto di primo grado, né? Adesso io dico la gaussiana perché ovviamente sono fissato su queste matematiche superiori, però si può fare pure una cosa più casareccia da una parte, e ho un certo effetto nell'anno, nell'esercizio in corso, perché ho fatto questi interventi di austerity, ho ridotto lo stipendio degli statali, gli ho tagliati i buoni pasto, non faccio interventi per mettere in assetto il territorio, l'assetto idrogeologico, le scuole, chiudo i pronto soccorsi, faccio tutte queste spending review e ottengo un certo effetto sui conti pubblici nell'esercizio in corso, partendo sempre da condizioni di crisi. Se io faccio una politica di deficit spending, una politica espansiva che mi crea occupazione, mi fa aumentare i salari, mi consente di fare la manutenzione del territorio, di mettere in ordine le scuole, eccetera, eccetera, io ho lo stesso effetto. Cioè sia che io faccia una politica di austerity che crea disperazione sociale, con tutto ciò che comporta in termini antropologici, sia io che faccia una politica di espansione nell'anno in corso, ho lo stesso risultato sui conti dello Stato. Ovviamente negli anni a venire c'è una grande differenza, perché con le politiche di espansione rischio di recuperare, di fare aumentare il gettito fiscale attraverso la riduzione delle aliquote, aumenta l'economia, aumentano i consumi, quindi aumentano anche le tasse, nel senso che diventa più facile uscire dalla crisi e quindi risanare i conti pubblici. Invece le politiche di austerity sono quelle le uniche che abbiamo fatto, hanno dimostrato che più o meno la situazione è peggiore e continua, perché è ovvio che se io riduco gli stipendi degli statali, per fare un esempio, creerò disoccupazione in tutti quei servizi che ho ridotto. Quando io tagliato del 50%, come è successo, i buoni pasto degli statali, è aumentata la disoccupazione dei pizzettari, dei baristi, di tutta questa gente qua, e quindi ho avuto un aumento dei sussidi di disoccupazione e via dicendo. Allora, qual è la conseguenza di questo ragionamento? Se le politiche di austerity che creano sofferenza sociale hanno lo stesso effetto sui conti pubblici delle politiche di espansione che creerebbero invece felicità sociale, io deduco che l'obiettivo delle politiche di austerity non è il risanamento dei conti pubblici, ma creare sofferenza sociale. Bravo. Questo è il punto. Ecco perché è giusto ribellarsi. Ecco perché qui l'alternativa è solo questa. Bisogna ottenere di passare a delle politiche economiche sostenibili di sviluppo anche per risanare i conti pubblici in un secondo momento, perché quando c'è crisi non c'è nessuna politica economica che possa risanare i conti pubblici, né di austerity né di espansione. In seguito invece sì, per tutto quello che abbiamo avuto come esperienza. Ma se è giusto il ragionamento che ho fatto, lo ripeto, non solo bisogna ribellarsi, ma bisogna contrattaccare, bisogna imporre delle politiche economiche diverse, organizzarsi per la riuscita dei nostri programmi. Grazie. Naturalmente facciamo prendere il bicchiere d'acqua e c'è la domanda di Rito. La domanda è fatta anche in virtù del fatto di essere un funzionario di Stato. C'è l'idea, non ultimo pronunciato da Grillo ultimamente, quella di voler abolire le province, addirittura le regioni. Ora, io so che apprezzi le politiche, ne hai parlato appena adesso, keynesiane, opposte keynesiane. Quindi, è possibile che dobbiamo cadere ancora in questo tranello in cui il privato è bello, lo Stato non funziona, lo Stato è solo un costo? Ora, proprio in virtù di questo,
questo. Possibile che non ci sia un ruolo a queste province che debbono essere per forza abolite, piuttosto che invece in un piano keynesiano di quello che hai detto tu, di voler, per dirne una, fare il controllo del territorio, visto che abbiamo un dissesto idrologico a noi? Allora, prima di tutto, io, diciamo, seppure sono entrato e uscito diverse volte a causa dei noti miei litigi con vari ministri, eccetera, però si può dire che chiaramente la mia principale caratteristica professionale sia quella di essere un funzionario dello Stato. In questi quasi 35 anni di esperienze, che non sono, ripeto, sono entrato e uscito da amministrazioni, poi sono ritornato in magari un'altra amministrazione con un grado più elevato, poi dopo me sono andato, poi sono ritornato con massimo grado, cioè sempre andata così. Ho visto, per esempio, al Ministero del Lavoro 4 grandi riforme. Ad ogni riforma la situazione peggiorava, sia per l'amministrazione sia per gli utenti. Allora mi domando, quando si fanno delle riforme, cosa si ha in testa? Risparmiare risorse? Ne hanno spese di più, perché dovevano continuare a finanziare le vecchie istituzioni traballanti, mancavano le risorse, ma comunque c'era personale, c'era un ufficio, eccetera. Poi bisognava finanziare le nuove, quando si sono fatte le agenzie, quando si sono fatti gli osservatori, quando si è fatto il decentramento alle regioni, quando si è fatto il decentramento alle province, la riforma del titolo quinto della Costituzione, eccetera, eccetera. Però quelle risorse che erano scarse per l'istituzione pre-riforma, che funzionava così così, poi sono diventate scarsissime per la nuova istituzione e per la vecchia, con conseguenze di peggioramento del servizio. E quindi è ovvio che se parliamo di pubblica amministrazione, noi dobbiamo rivisitare le istituzioni per capire quali sono le loro funzioni. E non penso che sia una soluzione quella di chiudere le province o i comuni o quello che sia. Bisogna però assegnare dei compiti possibilmente esclusivi, nel senso che forse l'errore culturale è stato quello di accettare l'idea delle cosiddette materie concorrenti, perché quello ha fatto un gran casino. La seconda, certo, la seconda cosa, non meno importante, è che se vogliamo veramente uno Stato, delle istituzioni vicine, amiche dei cittadini, dobbiamo riposizionare lo Stato stesso. Cioè oggi lo Stato, pensate per esempio a Equitalia, pensate allo stesso INPS, dove attualmente svolgo la mia opera per conto del Ministero del Lavoro, eccetera, si posizionano fra la legalità e l'irregolarità. In questo modo trattano ugualmente l'irregolare, cioè che ne so, l'artigiano che ha riempito male un modulo, si è sbagliato, quell'altro si è dimenticato di mettere un bollo, quell'altro si è dimenticato di pagare la cosa, eccetera, con i criminali. Invece occorrerebbe posizionare la pubblica amministrazione fra l'irregolarità e l'illegalità, colpire l'illegalità e la criminalità col massimo della forza e dei poteri dello Stato. Mentre nei confronti degli irregolari deve essere svolta una politica del tutto diversa. Sono o non sono, siamo o non siamo noi funzionari pubblici i depositari di leggi, di regolamenti, eccetera, che riguardano una gamma esagerata di adempimenti che andrebbe snellita, ovviamente, sono d'accordo sullo snellimento, ma il punto non è tanto lo snellimento, quanto il fatto che l'impiegato, il funzionario, deve essere lui responsabile dell'adempimento e andare a farlo. Quando per esempio io sono stato direttore generale della cooperazione al Ministero del Lavoro, 3 anni diciamo più importanti nella mia esperienza professionale, i miei ispettori, i miei privati, i miei funzionari, perché c'era la legge Baselli che me lo consentiva ovviamente, li posizionavo così. E quindi dicevo, quando andate, che ne so, in una piccola cooperativa che non è capace di fare il bilancio, glielo fate voi il bilancio, perché voi siete pagati per quello, cioè le cooperative ci pagano i contributi ispettivi, quelli ordinari, per andare a fare queste cose. Ovviamente se trovate criminali
mafiosi, eccetera. Spesso purtroppo succedeva questo, soprattutto in certe cooperative agricole e via dicendo, fate la denuncia ai carabinieri, andate accompagnati dai carabinieri, dagli ispettori del lavoro, che sono dei poliziotti, ma noi non siamo dei poliziotti. Quindi voglio fare un esempio banale, no? Una volta non avevo la cintura di sicurezza e la vigilessa mi ha fatto segno di metterla e io me la sono messa. Allora Giovanni Maria, che adesso ha 14 anni, allora ce n'aveva 4, è tornato a casa e ha detto alla mamma: la poliziotta ha detto a papà di mettere la cintura. E la mamma gli ha detto: e papà che ha fatto? E papà se l'è messa. Ah, bene, un caso. Con un'altra mia figlia invece mi trovavo lì, ci vedeva la polizia, era una giornata di sole sulla Salaria spettacolare, che non avevo le luci anabbaglianti accese, ha fatto un punto di patente, la multa, eccetera. Mia figlia furiosa contro la polizia. Ecco, sono due modi diversi. È previsto che io debba accendere le mezze luci su quei percorsi stradali? Mi fai segno che l'accendo e io l'accendo. Questo deve fare la polizia. Questo significa essere vicini ai cittadini, non che mi arresti perché magari ho fatto un errore. Questo è fondamentale. Se non fa questo, lo Stato non ha futuro. Diciamo che lo Stato deve, prima di tutto, tra virgolette, educare il suo popolo, deve ragionare in termini preventivi e di prevenzione. Però se un comune nella voce di bilancio di entrate ha le multe, è chiaro che l'ente pubblico si trasforma in repressore piuttosto che preventore. Prima a voglio parlare delle multe. Lo Stato ha il potere di emettere moneta, quindi che il fatto che la voglia andare a togliere ai cittadini attraverso le multe, salvo casi particolari, è una stupidaggine. Quando si dice non ci sono i soldi, è una stupidaggine, è una stupidaggine. Oggi con tutta l'Unione Europea, non il Ministro dell'Economia, ma il Direttore Generale del Tesoro può autorizzare l'emissione immediata di certificati di credito erariali per pagare i debiti che le amministrazioni hanno nei confronti di artigiani, commercianti, imprese, perché quei certificati, pezzi di carta su cui c'è scritto la somma che lo Stato deve ai cittadini, possano circolare per sanare debiti, crediti, eccetera, e poi ritornare allo Stato sotto forma di tasse. Cioè, ma allora una parte delle tasse non è in euro? Non è vero, perché al momento dello stanziamento c'era la copertura, al momento dell'impegno di una spesa c'era la copertura, al momento della gara c'era la copertura, al momento in cui questo disgraziato andava a fare l'opera di cui la pubblica amministrazione doveva poi saldare il conto, c'era la copertura. Al momento di pagare non ci sono i soldi. Di qui l'alternativa fra non pagare l'artigiano che si suicida perché a sua volta ha dei debiti che non può affrontare perché non gli viene pagato il credito che ha nei confronti dell'amministrazione, oppure pagare emettendo titoli di Stato a debito e aumentare la spesa pubblica e gli interessi, e quindi in questo caso si peggiorano i conti pubblici. Ma perché? Perché c'è una discrepanza tra la competenza che ha pareggio, anche quando ritorna il certificato dentro come imposta, e la cassa. Ma è un problema di liquidità, non è un problema di bilancio. Bene, ringraziamo il professor Rino Galloni, ancora non ti leggevo, e faccio un'ultima domanda al professor Antonio Maria Rinaldi. Grillo ha pronunciato la parola dazi. C'è un elenco lunghissimo di imprese, oltre che asset stradali di cui parlavi prima, c'è un elenco di imprese private che, messe nella condizione debitoria per un sistema bancario che non concede più il credito, sono state svendute vuoi ai francesi, vuoi ai tedeschi, vuoi ai cinesi, vuoi agli americani. Ora, come vedi questo principio del dazio e l'altra parola che sembra una bestemmia, il protezionismo delle imprese italiane? Quando si parla di dazio è sempre un problema, perché poi ci sono anche le contromosse da parte degli altri.
quindi tante volte per potersi proteggere poi si prendono gli schiaffoni dall'altra parte, quindi bisogna stare molto molto attenti su questo discorso. È chiaro che le aziende italiane sono esposte come mai per un motivo molto semplice, perché sono, se si può fare un esempio, sono svenate, come mandare su un ring per combattere una guerra, perché il commercio è una guerra, però con un pugile in cui gli si è fatto un salasso, no? E quello casca per terra. Le nostre aziende purtroppo si trovano in condizione di non avere accesso al credito, perché ci è stato fatto credere che con l'euro, con la moneta forte, con il fatto di appartenere a un grosso mercato, anche il credito sarebbe stato immediatamente erogato. Invece ci siamo resi conto che è avvenuto esattamente il contrario, cioè noi non abbiamo, le nostre aziende, ma anche il sistema proprio, anche le famiglie non hanno il credito al consumo. L'abbiamo visto, cioè andare in banca e riuscire ad avere un finanziamento è impossibile, ma c'è anche qui un paradosso. Il paradosso è che ora che c'è il tasso ufficiale di sconto a un quarto di punto, che sembra una cifra impossibile, no? Teoricamente vorrebbe dire che uno, cioè, va in banca, gli ritirano 10, so, perché dal 0,25, addirittura si parla di tassi negativi. Di tassi negativi, i tassi negativi c'erano durante la guerra, la Svizzera, tutti scappavano in Svizzera e pur di avere i franchi erano disponibili a pagare per poter avere il conto corrente, cioè queste cose, perché ti davano la garanzia che perlomeno potevi avere questi soldi, cioè conservare un valore perché erano franchi svizzeri, questa era diventata carta straccia. E noi ci troviamo nelle condizioni assurde che noi addirittura ci ritroviamo con dei tassi così bassi, però non abbiamo l'erogazione del credito. Io credo che tutte le industrie, il sistema finanziario italiano, produttivo e le famiglie preferivano quando magari i tassi erano molto molto più elevati, però ce l'avevano l'erogazione del credito. Cioè noi non ce ne frega assolutamente nulla di avere i tassi di riferimento così bassi, che potrebbero tranquillamente permettere alle banche di erogare a bassi tassi alle aziende, quando poi dopo non viene dato nella realtà. Quindi qui il problema, per poter rendere esenti le nostre aziende da rider, chiamiamole così, innanzitutto non ci sono le istituzioni che difendono questo, non ci sono. Lei è rumorosissimo, gli chiedo scusa. Scusate. Dopodiché, per me sono tutti uguali. Forse proprio per questo parlo così. E che cosa succede? Che il fatto che non ci sia la possibilità di poter avere le istituzioni che li supportano, ma voi pensate che in Francia si fanno comprare cose come si fanno comprare in Italia? Ma quando mai? Ma noi non riusciamo a comprare neanche in chiosco dei giornali se andiamo in Francia. Ma perché voi andate negli altri paesi e gli si scappa, proprio gli si apre la porta e dice prego, prego, venite, comprate. Noi siamo in Svizzera, è diventato un outlet, perché le istituzioni non glielo consentono. Guardate, negli altri paesi aprono, e non a caso lo dico, i parlamenti di notte per cambiare le leggi, per evitare che qualche italiano compri. Società Degenerante Benedetti, ricordatelo, hanno riaperto i parlamenti di notte. No, ma non è cambiato assolutamente nulla. E perché le nostre istituzioni non ci danno nessun supporto. Quello è il vero dazio che noi dobbiamo mettere, e quello è il vero dazio. Il dazio è dire, andiamo a valutare, diamo la possibilità alle aziende di potersi rafforzare, perché se non ci si rafforzano, è chiaro che poi vengono svendute anche questa volta per un piatto di lenticchie, perché purtroppo è così. E poi siamo attenti alla reciprocità. Ringraziamo il professor Rinaldi. Allora, io ricordo Europa Camutti del professor Antonio Marinaldi, fate regali intelligenti questo Natale. Nino Calloni, chi ha tradito l'economia italiana. Allora, ci sarà altri due ospiti, anche se non erano in scaletta. Prima di congedarmi, io come Accademia della Libertà e con Venni di Storia siamo sentiti di fare un premio al miglior economista dell'anno
Antonio Nino Galloni. Naturalmente ha solo un valore simbolico, perché non è da ieri che va in giro a parlare di questa economia alternativa. Quindi, ripeto, è solo un valore simbolico, però abbiamo voluto dare il premio di migliore economista dell'anno 2013 al professor Nino Galloni, nell'attesa che lo stesso impegno venga profuso anche dal professore Antonio Iarinaldi per darglielo nell'anno 2014. Fatemi leggere la motivazione. Allora, 5 dicembre anno 2013, scritta dal nostro magnifico rettore Giorgio Vitali. Premio migliore economista dell'anno, Antonio Galloni, motivazione. In seno all'Accademia della Libertà è insediato un istituto latino di studi sociali, giuridici ed economici, con il quale da quest'anno viene premiato l'impegno professionale ed intellettuale di chi ha prodotto soluzioni praticabili di politica economica e sociale in difesa della cultura umanistica. Il professor Antonio Galloni, con i suoi libri e la sua instancabile attività divulgativa svolta per molti anni con articoli e conferenze, si è distinto come il più autorevole prosecutore della scuola di Federico Caffè. Dall'amore dei lavori prodotti si può anzi dichiarare, senza tema di smentita, che esista tutt'oggi una concreta scuola economica umanistica originale ascrivibile direttamente al suo pensiero. Mentre i nostri due professori si concedono, noi abbiamo Paolo Ferraro e Giorgio Vitali al tavolo. Grazie. La difficoltà di entrare da parte di nelle analisi di ingegneria economica, come le chiamo senza alcuna differenza, deriva dalla consapevolezza che nominare una politica recessiva e una politica di sviluppo, o nominare il tema di un impegno parlamentare europeo in direzione forte della difesa del nostro paese, non risolviamo né un nodo strategico in generale, né diamo indicazioni concrete e praticabili. Il nodo strategico in generale attiene a una circostanza che non viene nominata dagli economisti, perché gli economisti la aggiornano con le categorie del pensiero formale e col punto fisso, ma è modello dell'equilibrio di bilancio, del profitto e dell'organizzazione produttiva per un pezzo. E dall'altra, le variabili geopolitiche o politiche statuali non entrano nel ragionamento. E questo è un problema, perché in realtà, se siamo giunti a questo punto, è perché da lungo tempo, nonostante la resistenza economica e l'utilità economica della Germania, era stato previsto che la vecchia Europa avrebbe perso il meccanismo del profitto, e cioè è stato previsto che i mercati interni, e non è una critica, non sono più in grado di reggere un modello di sviluppo autogestito nel senso tradizionale e classico economico della Europa. E in previsione di questo e della necessità di stabilire rapporti geopolitici di controllo di queste aree, come io spesso cerco di far passare come consapevolezza, è avvenuto una sorta di svuotamento delle istituzioni degli Stati, un'occupazione dei campi degli Stati, un vero e proprio assalto sistematico, strutturato, con metodologie molto particolari, ai paesi più deboli e all'Italia e alla sua Costituzione. In realtà Grillo ci racconta delle caste, ma le caste non sono nient'altro che un prodotto finale,
un prodotto fecale di un processo degenerativo che è stato orientato. Dall'altra, il tema del nuovo ordine mondiale paracomputista è un tema che è stato superferrato, perché in realtà già da molto tempo, da un paio di anni, i migliori economisti del Fondo Monetario Internazionale parlano non solo del fallimento di qualsiasi prospettiva globalista in questa fase storica, ma hanno chiaramente detto che tutti i possibili conti sono stati sbagliati e che non si rendevano neanche conto dei meccanismi di autodistruzione che alcune politiche obiettivamente recessive avrebbero costruito. Ecco perché, con tutto l'affetto che ho per gli economisti, io cito sempre Gramsci. Ragionare dall'interno con le categorie endogene dell'economia, diceva Gramsci, non lo dico io, è un insulto di una sorta di cretinismo economico tipico di chi involontariamente, per formazione scientifica, pensa che le categorie del pensiero economico siano universali come le categorie del pensiero della realtà produttiva del microeconomismo, e ce l'aveva ovviamente Gramsci con la microeconomia, con l'utilità marginale, con la formalizzazione astratta delle categorie del pensiero economico. Ma anche la macroeconomia deve fare i conti con un processo storico che è enormemente più complesso, perché quando io introduco il tema della fine di una epoca storica, cioè il tema della fine di 3 secoli di storia in cui le regole produttive e le regole dello sviluppo e le regole del consumo hanno raggiunto il fondo in Europa, parlo di una dimensione storico, politica, economica pari a quell'altra che introduco, cioè quella del controllo surrettizio e sotterraneo degli stati, delle società attraverso metodologie di invasione, che a questo punto richiede una risposta. Cioè non siamo in grado più di gestire modelli macroeconomici in un contesto in cui è impossibile gestirli, sia per la crisi generale, sia per la manipolazione delle scelte, occorre dare una priorità ai nostri ragionamenti. Io sto qui solo per testimoniare questa esigenza, questa banale esigenza, di riprendere in mano le sovranità, la sovranità economica, un modello sostenibile di sviluppo, un'idea anche di produzione e consumo completamente nuove, e anche il tema delle sovranità monetarie e politiche, a partire dal riprendere in mano la gestibilità politica delle scelte. E la gestibilità politica, la possibilità di gestire le scelte, non ce l'abbiamo solo a livello europeo, perché l'Europa è quella trappola scattata nel 1999, trappola e bomba alla drogeria, ma ce l'abbiamo anche perché in Italia ormai i processi decisionali, i processi politici sono completamente in mano su un tavolo dove giocano falsi giocatori con carte truccate, con regole non più proprie, a coloro i quali sotto il tavolo puntano la pistola in mezzo alle gambe dei giocatori. È così. Sì. E il tema che io ho introdotto pagandone le spese è quello delle case matte, e cioè dei fortini sulla costa che hanno le mitragliatrici e decimano coloro che stanno sbarcando, non è affatto un tema secondario, perché se in realtà se sono riusciti a controllare la Corte Costituzionale, se sono riusciti a invadere, gestire e invertire una delle magistrature più garantiste e legaliste negli anni 60 e 70, inizio anni 80 nell'Europa, se sono riusciti a distruggere un modello giuridico e economico, è lì che si è giocata la partita. Cioè, per assurdo che possa sembrare, la partita economica, la partita politica è stata gestita sul piano sotterraneo delle tecniche di controllo, delle tecniche di rendimento, del ricatto ai singoli soggetti, ed hanno fatto il ragionamento più semplice e più banale. Una Corte Costituzionale fatta di 15 uomini
una magistratura è fatta di 8.400 uomini fatti di carne rossa, un Parlamento è fatto da noi di 900 rotte persone, le tecniche di manipolazione, gestione, ricambio e accerchiamento sono più che sufficienti per rendere finta qualunque ingegneria istituzionale e per rendere finta qualunque dibattito economico, perché le scelte verranno fatte da persone che non scelgono, che aderiscono, che firmano, che assumono la sottocultura e la mancanza del popolo alla politica come lo strumento per prendere in inganno un intero paese. Se questo è il processo, questo processo sta ormai esplodendo ed è esploso perché in realtà si leggeva su una piramide di utili di oggi, su una selezione alla rovescio e sulla disponibilità però di banale capacità corruttiva e capacità di contrarre oltre che di ricattare. Ed è in questa fase dove a livello geopolitico gli Stati Uniti si confrontano con i temi del crollo del sistema loro senza averne calcolato la portata, dove l'Europa si trova l'unica cosa che si trova una Germania forte, ancorata comunque a valori democristiani o teutonico cristiani, in questo contesto le sorti del nostro paese dipendono da scelte che a mio avviso, e ascoltatemi bene, stanno forse per essere fatte. Di fronte alla ribellione di popolo e a strategie eversive che già entrano nel maggior popolo, di fronte alla risposta già contrattata con poteri forti che si apprestano a gestire sotterraneamente le ribellioni ad una svolta autoritaria, la possibilità che il modello mondialista e il modello di un'Europa economica, non certo quella sociopolitica, diciamo, o delle legislazioni, subordinata alle strategie americane, stia venendo al nodo, c'è. E se questo accade, Nino, probabilmente potremo assistere tra breve a qualcosa di impensabile. C'è un ripensamento di 60 anni di storia, attraverso non le parole, non i pensieri, non le omissioni, ma attraverso un'azione forte, eurocentrica, che rivede i rapporti internazionali e rivede la questione focale, che è mille volte più drammatica di quanto noi ce la raccontiamo. Il nostro paese è stato letteralmente devastato da politiche di infiltrazione, politiche di distruzione della cultura, politiche sotterranee attraverso gruppi, attraverso aree, deviazione dell'esercito, realizzazione di traffici internazionali, è stato portato lentamente a uno stato di ultimo paese del mondo capitalistico, perché l'obiettivo era quello di fare dell'Italia il laboratorio del controllo e della distruzione, perché questo serviva in funzione di un equilibrio e un progetto più generale. Quello che hanno fatto è arrivato fino all'ultimo possibile fondo, il sistema sta implodendo, Topolino ha troppe scope impazzite che girano, negli ultimi anni sono spariti 6.000 bambini, e questo è un discorso anche economico, eh? Negli ultimi anni abbiamo assistito a processi degenerativi e anche al tentativo di mascherarli come femminicidio, inteso come la categoria dell'uomo violento individuale che uccide individualmente la donna, persino questo è stato uno strumento di propaganda, perché in realtà assistiamo in questo paese a tutta una serie di processi degenerativi dove la spiegazione non è più né individuale, né meramente collettiva, né meramente sociologica, antropologica, perché pure esiste il problema del corpo della donna, ma è una deriva che qualche folle ha progettato. E questi folli sono persone concrete, hanno un nome e un cognome. Sono una casta di psichiatri legati a livello internazionale, che hanno adottato le metodologie del Tavistock Institute. Sono alcuni imprenditori adesso legati al proprio figlio, imprenditori in cui l'Italia dei valori, prima di essere un partito, era un'Italia sotterranea di attività massoniche e coperte, che hanno distrutto
piano piano, intellettuali, magistrali, turisti, politici. E allora, se questo è il nodo, se anche la Germania si rende conto che l'asse franco-tedesco, in un contesto mondiale in cui la distruzione dell'Europa è stata progettata, avrebbe poca vita e poco spazio storico, forse qualcuno ci toglierà le castagne da fuori. Perché non siamo stati in grado, perché non abbiamo dato retta a questa logica secondo la quale prima di parlare delle sovranità occorre riprendere la possibilità politica di controllare le istituzioni e di distruggere gli apparati che impediscono alle istituzioni di funzionare intervenendo sugli uomini. Se questa cosa accadrà, accadrà forse in modo cruento, non illudiamoci più. E intorno a questa partita, quella della distruzione e reset di 60 anni di strategie eversive, populiste di destra, estremiste pararivoluzionarie di sinistra e coperte da servizi internazionali, noi intorno a questa realtà potremmo giocare la partita vera, dove la partita vera è quel modello di cui parla Nino, purché si riparli anche di cosa produrre, come produrre, di quale idea di sviluppo, di come riuscire a tirarsi fuori dalla logica mondiale del sistema, il che non sarà più capitalismo, perché il capitalismo è nato con una logica tendenzialmente globalizzante. Il capitalismo è nato intorno al profitto e alla moneta, come dati universali. Se noi dovremmo ricostruire un'economia, dovremmo ricostruire le categorie dell'economia a dimensione di uomo, e lo potremmo fare solo se questi mille tra politici, magistrati deviati, psichiatri deviati verranno messi in carcere, se quelli populisti che parlano del popolo e che in realtà fanno i convegni nel 2008 in materia di intelligence internazionale verranno messi da parte, e a quel punto c'è un bel ministro dell'economia, ma dovremo sicuramente fare i conti con una Germania forte, con una protezione esterna della Russia e con un Papa cristiano forte, e dovremmo fare i conti con una realtà completamente diversa. Il mio dolore deriva dal fatto che non saremo noi a prenderci il merito di accadere. E morirai prima. Questo che accadrà tra pochi giorni, spero di non morire prima di pochi giorni. E il dolore nostro è quello di aver parlato di tanto senza aver capito che la priorità andava data alla distruzione delle case matte, degli apparati deviati e di un progetto eversivo che ha svuotato il nostro paese facendolo anche parlare. Ringraziamo Paolo Ferraro per il suo contributo a questa manifestazione. Allora, io ricordo che questo seminario è stato volutamente...